Benvenuti! Allora, questo è un video in collaborazione con BB Craft ed andremo ad utilizzare questo kit che adesso vi andrò ad illustrare. Per chi non lo conoscesse, BB Craft è un sito cinese dove vendono tantissimo materiale per creare. Nello specifico vi lascio qui sopra il video unboxing dove potete vedere tutti i vari prodotti che ho preso vi racconto un po' nello specifico questo sito, insomma, di cosa tratta, anche se penso che sia conosciuto, però vi dico le cose più nel dettaglio. Allora, avevo preso tra le varie cose questo kit che è composto da degli stampi in silicone con delle forme non omogenee, quindi un po' variegate così. E poi il kit comprende anche altre cosine e sono il vario materiale per poter mescolare la resina, per proteggersi le dita, eccetera, e le relative pipette. Queste nappine da mettere come decorazione alle nostre creazioni che hanno questi colori verde, azzurrino, rosa, rosso e viola. Basi per portachiavi argentate, chiodini e occhielli. Poi abbiamo questo mix di flakes super colorati, c'è un po' di ore, un po' tutti gli altri colori, quindi una bella bustona. Questo contenitore con le letterine. E poi c'era anche un'aggiunta che sinceramente non lo sapevo, questo strumento per poter andare a forare manualmente le creazioni, cioè le varie misure in base a quello che devi fare, insomma si può fare, si va inserito lì e quindi puoi forare. Io ho quello elettrico, però sono curiosa di provare anche questo, che magari può essere anche più comodo. Quindi iniziamo. Allora, rimetto via tutte queste cose e al momento mi tengo solo gli stampi. Allora, quando ho visto questo kit, la mia idea era quella di provare a fare l'effetto flower. Flower è un'altra parola che sinceramente non ricordo. È una sorta di effetto cloud, però che ti esce un effetto fiore, diciamo, un effetto rosa. Molto bello, ho visto il video da Daniel Cooper e sinceramente questo video tutorial l'avevo fatto. Infatti gli stampi si vede che sono già stati usati, ma sono venute malissimo, proprio una cosa che non c'entra assolutamente niente, quindi ho detto no, devo riprovare. A me mi è uscito quello più decente, gli altri li ho buttati perché erano proprio brutti. La cosa più decente è questa, e non sembra assolutamente un fiore. Quindi non c'ha assolutamente un senso. Quindi bisogna che questa nuova tecnica me la vado a studiare per bene e poi l'andremo a provare prossimamente insieme. Devo capire perché c'è tutto un discorso di temperatura, lui parla nel video e io è una cosa che non posso sapere, la temperatura della resina. E quindi quando avrò capito quella cosa, dopo vedremo insomma insieme. Quindi facciamo un change di questo video e faremo un effetto cloud. E volevo, visto che questi sono stampi, come vedete, alquanto grossi, volevo riprovare, testarda come sono, ad utilizzare questi stickers con i fiori che avete visto l'ultima volta. Quindi io adesso preparo la resina, scelgo qualche sticker e poi procediamo. Eccomi qui pronta. Ho preparato questi due stickers. Ho scelto questo qui bianco nero che è un girasole e questo qui che è sull'azzurro.
Perfetto, allora qui ci siamo. Adesso qui c'ho il mio bicchierino con l'altra resina. Ci vado a inserire il bianco e voglio riprovare a mettere il pinata normale, quindi senza isopropilico, anche perché l'ho finito. Però ne provo a mettere meno gocce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perché per dire, nel tutorial che avevo fatto ieri cercando di fare quella tecnica flower, avevo messo il pinata così normale, però avevo messo circa 7-8 gocce e non mi ha dato problemi. Quindi provo così. E va bene, perfetto. Allora lo lascio lì, adesso aspetto una mezz'oretta e poi andremo a mettere i colori ad alcol su questi altri tre stampi. A dopo. Allora, rieccomi qua, è passato il tempo e adesso andiamo a mettere i colori in questi tre stampi. Stavo ripensando alla tecnica quella chiamiamola flower e voglio riprovarci. Quindi andiamo a mettere i colori. Perfetto, lui ha fatto più o meno una cosa simile. Poi bisogna fare dei vortici. Quindi partendo dalla parte centrale senza andare proprio sotto, lui ha iniziato a fare così. Adesso seguo la forma chiaramente del mio stampo. Lui aveva utilizzato dei stampi rotondi e quindi stessa cosa anche in questi qua. Questo qui mi sa che sarà terribile. Ma io ragazzi ci provo, sapete che a me piace provare, ma ciò il terrore delle scelte di colori. Quindi ma va a capire cosa sia successo. Ok, ora bisogna creare una sac à poche dove mettere il bianco come avevo fatto ieri, e la sac à poche mi serve. Eccola qua la mia sac à poche. Mi sa. E come si dice? Catalizzata. Vediamo se riesco a riutilizzare in qualche modo questa, ma dubito. Ne vado a fare un'altra semplicemente utilizzando il cookie gelo più. Ho preparato la mia sac à poche, eccola qui. Dopo la vedrete. E per quanto riguarda questi qua, allora, avevo intenzione di fare una base sola, solo che vorrei fare dietro una base, per dire, per il girasole più aranciata, però colorare, tra virgolette, i petali con il giallo, quindi cercherò di mettere sui petali, anche se sarà un effetto un po' sfumato, un po' di color giallo. Quindi andrò a fare questa cosa qui, essendo la resina più, come si dice, mielosa,
non si dovrebbe neanche andare eccessivamente a espandere, colora anche questi altri fiori che non c'entra niente col giallo, però vabbè. Così. Mentre quello là, boh, io lo lascerei così e vediamo che base farci dietro, perché secondo me dopo troppo colorato non riesce. Allora io faccio così, visto che si è espanso il giallo, lo coloro tutto di giallo. Ok? Facciamo così. Boh. Vedremo cosa sbuca fuori. Ritorniamo a noi. Allora, prendiamo la mia sac à poche. Ho paura che il bianco sia pochissimo, senza... Questo è il bianco che ho preparato, non mi sono resa conto. Vabbè, speriamo basti. Vado a tagliare una puntina. E adesso dobbiamo farci i rigori se faccio cascare tutto, però. Boh. Non so che cosa ho combinato. Ok. Boh. Perfetto. Vai. E quindi adesso lui ha iniziato a fare dei ghirigori, ma cercando di fare una sorta di fiori. Quindi qui non uscirà un bel niente. Adesso boh, vediamo. Ok, proviamo così che vi dico la verità, non mi dispiace il disegno che è uscito. Questi qua faranno schifo, c'è l'abbinamento dei colori proprio, non ci sta proprio. Allora, che cos'è che ho fatto qui? Ok, quindi ho fatto questo movimento, portare quindi all'interno il colore e spostare il bianco in nella parte centrale e poi ripassare. Però vi dirò anche questo non è male, eh? Non so come uscirà, però da dietro non mi dispiace affatto. E qui facciamo così, non è brutto. Voi lo vedete, è più aranciato rispetto, voi vedete Cagarello praticamente, invece rimane più arancione. Però poi non so cosa uscirà sotto, invece questo è terribile secondo me. Però vedremo. Proviamo a fare così, ma qui viene una roba nera terribile. Qui non si vede manco i rigori che faccio. Boh, e lo lascio così. Quindi lui dopo aver fatto questo ha fatto una base, ha fatto due basi, diciamo, una nera, quindi mica nera, oppure una con i glitterini. Adesso vedrò, quale delle due scegliere, perché comunque dovremmo fare la base anche per questi di qua. Però a questi ci voglio aggiungere un po' a questo qui. Quello là no, un po' di bianco.
però non impinata perché sennò succederà un disastro. Quindi devo uscire, trovare, eccolo qua. Vabbè che c'è solo il giallo. Ci metto anche una goccia di quell'altro giallo, quello che tende più all'arancione, giusto per avere una sfumatura di colori. Vabbè, usiamo il mango. Questo, ecco questo qua un po' più aranciato. Facciamo così. E poi gli do leggermente con uno stuzzicadenti per smuovere un po' i colori, se venisse un mezzo effetto sfumato. No, però Marti, non fare casini. Ok, buttiamoci il bianco. Allora, rieccomi qui. Non vi ho fatto vedere che a questa qui ci ho messo un semplice pigmento color pesca, più ci ho aggiunto un pigmento pearlescente, vediamo un po', però è molto molto leggero, infatti è mezzo trasparente. E qui ci ho semplicemente messo il bianco, anche qui un po' con una pearlescenza. Iniziamo a guardare questi e vediamo un po' come sono venuti. Questi sono proprio semplicissimi. Però voglio cercare il modo di sfruttare quegli adesivi perché sono veramente carini e vediamo. Ah, dai, è carino. Mi è scesa una gocciolina, però dai, non importa. Però dai, è carino. Come vedete, il pigmento, quello perlinoso che vedete, io l'ho messo sul bianco, però essendo semi-trasparenti questi stickers. L'ha riflesso chiaramente anche sullo sticker stesso ed è molto carino. Mi piace, bellino. Ok, vediamo invece quest'altro. Quest'altro lo sticker s'era colorato. Non capisco perché non viene fuori. Si è incollato sullo stampo. Oh my god. Ok, l'abbiamo fatta. Questo sarà da sistemare i bordi sempre che sia venuto bene. Un po' più morbidino di quello. Stessa mandata di resina, però vabbè, vediamo un po'. Eccolo qua, mi piace anche questo. Vedete, sono venute delle. Allora, dal vivo si vede ancora di più. Tutte le sfumature tra giallo e arancio. E devo dire che mi piace, è bello, è un po' grosso come portachiavi, però no, mi piace un sacco questo qui arancio, molto primaverile, bello, poi stampi lucidissimi. E ora andiamo a vedere il disastro. Allora, come vi dicevo, in teoria si dovrebbe fare la base dietro, però ho detto non lo faccio perché se sono venuti da schifo, effettivamente a che cosa serve? No? Spreco solo resina, quindi ho detto vedo come sono usciti, poi eventualmente una base dietro ce la posso fare. Allora iniziamo da quello che mi fa paurissima perché sembra boh, una nube nera, tristissima. Vediamo un po'. Oi, oi. Ho sentito una roba, vediamo un po', cioè l'effetto praticamente nuvola, è brutto. Ah, comunque tutto il mix di colori si vede tantissimo, la parte centrale è brutta, aspettate che mi zoomo, ecco qua, la parte centrale è proprio brutta, però il contorno non era brutto. Però non c'entra niente con quell'effetto, io boh, non ci raccapezzo più niente. E non so perché lì c'è un piccolo pezzettino che non ha catalizzato. E vabbè, sta roba è uscita così, strana. Poi vediamo questi qui, qual è l'inizio dei due? Vediamo con questo. Questi mi ispiravano molto come erano venuti i ghirigori, come era venuto il retro. Quindi confido.
Sarà un disastro. Vediamo. Bello! Allora, non c'entra niente con l'effetto fiore. Questo è proprio un mezzo cloud pietrish, boh. Però è bello. Cioè, guardate tutti i colori come si vedono bene. Cioè, sembra proprio un vortice di colori che sono venuti anche alquanto pastellosi, vista la presenza forte del bianco. E in questo caso avete visto che ho usato il pinata fluido così com'era, quindi senza aggiunta. Però è bello. Questa è una collana, ci sta. Estiva anche perché sono colori comunque l'arancio e il rosa, poi c'è questo azzurrino e bello, mi piace. Vediamo l'ultimo che confido molto, soprattutto per i colori. Vediamo un po'. A sto punto neanche la base dietro ce la farei, quindi va benissimo così. Vediamo infine questo. Questo, da come vedo i movimenti, un effetto fiore potrebbe, però dubito, vediamo un po'. Un fiore verde! No, lo sapete che è bello? Però non tanto visto per così, ma per così. Wow, mi piace un casino! È bello! Piace! Dai, vi dico la verità, sono contenta, a parte questo qui, però per tutti, insomma, sono soddisfatta. E adesso sicuramente questo e questo diventeranno delle collane e questo qui, o posso farci un pendente per la borsa, per dire, proprio come portachiavi, chi se ne frega, io perché ho, non so. Se capita solo a me, ma posso usare una borsa grande, una borsa piccola. Io il mazzo di chiavi non lo trovo mai, si perde. Quindi avere un portachiavi così grosso non sarebbe male. Quindi andremo a trasformare questo qui utilizzando appunto quello che ho trovato nel kit. Adesso preparo tutto così vi faccio vedere. Allora, andrò a utilizzare i portachiavi che erano compresi in questo kit. Eccoli qua. Poi ci sono le nappine. Io ci metterei una nappina verde. Oppure no, facciamo senza nappina. Perché vedete, c'ha tutti questi colori. Mannaggia, non c'è un arancio. Dai, già che è grosso, le nappine le useremo in un'altra occasione. Quindi il portachiavi. Poi ci sono anche i gancini. Eccoli qua. Quindi userò questi. Ok, ed eccolo qua il mio portachiavi super, super primaverile. Ok, concludo qui questo video. Sono soddisfatta delle creazioni e anche queste forme un po' particolari non sono per niente male. Comunque, nell'info box, se è una cosa che vi interessa, vi lascio il link diretto di questo kit, che come vedete è ben, c'è tanta roba, insomma, dentro. Poi uno può fare un po' come vuole, ad esempio qui c'è il kit per fare i portachiavi, però questi qui a me piacciono come collana, una bella collana estiva, semplice, però che abbia questo centrale importante. Mi piace molto, questo qui lo farò appunto in questo verso, quindi farò due buchi qui e metterò semplicemente una catena, quindi semplice però vistoso per questo componente, idem per questo, poi più avanti ve li farò vedere. Ripeto, vi lascio tutto nell'info box, quindi il sito, il link di questo kit e lasciatemi tanti commenti, fatemi sapere se vi è piaciuto e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao ciao!